stesso. Cosimo Giuseppe Pompista, detto lo specialista, era un famigerato spezzacuor. Quel suo metodo di bastoni aveva pure un nome, le donne lo chiamavano il dolor. Lo chiamavano il dolor perché nei momenti di passione te davano emozioni che non potevi più scordar. Perché di conseguenza davanti a un metro di presenza tutta quella potenza te faceva innamorare. Ma non amava mai nessuna, c'era soltanto una che aveva un po' di posto nel suo cuore. Perché quando l'ha incontrata lei non si è innamorata, nonostante tutto quel dolor. Se amava Carmela e a Cosimo voleva dare finalmente una lezione. Gli disse: se tu hai il mio cuore, prendi il tuo dolore e taglialo, che mi fa impressione. Giuseppe Pompista, detto lo specialista, fu immerso in questa strana situazione. Perché Carmen gli aveva detto che per entrare nel suo letto doveva fare questa operazione. Cosimo a Casablanca, seduto su quella panca, si sentiva proprio un arricchion. Poi disse al dottor: mi tolga il mio dolore, ma per favore mi lascia almeno i miei cajoni. C'è un bel film. Cosimo Giuseppe Pompista, che fu lo specialista, non aveva più manco i cajon. L'intervento fu perfetto e si ritrovò nel petto anche due bellissimi melon. Poi andò da Carmen e gli disse: amore mio, è per te che mi son fatto fare questo fiore. Ma lei gli disse: ho una sorpresa, sono stata dal dottor e mi sono messa il tuo dolore. Si cambiano di nuovo. Zero. Guarda che questa non è affatto poesia, ma una brutta e grave malattia. La zoccola cinecronica, quando ti prende non ti molla più. E il tuo ragazzo che pena mi fa, che dalla porta non ci passa più. La zoccola cinecronica. Faccia il tuo ragazzo, se sembra un cervo, contagiata sei. Hai detto il tuo ragazzo, ma io mica ti tradivo, perché come usavi sempre preservativo. E con quel calzino in mezzo di lattice fatto, sostenevi che tra non c'era un vero contatto. E con questa scusa alquanto perversa, ti sentivi in pace con te stessa. Ma tu credi ancora in questa strana teoria, ma io ti ripeto che è una grave malattia. La zoccola cinecronica, quando ti prende non ti molla più. E il tuo ragazzo che pena mi fa, che dalla porta non ci passa più. La
pranzo con la ginecronica. È una malattia diffusa ormai, se vuoi capire se ce l'hai, guarda in faccia il tuo ragazzo, se sembra un cervo, contagiata sei. Ti sei incazzata e mi hai detto, ma mi stai giudicando? Smettila, che così mi offendo. E ma che sei contagiata, è la verità, e questo molto male ti fa. Solo che io sono sempre stato molto puro, ed è per questo che t'ho detto affanculo. E poi in una che tradisce non ci trovo poesia, e ti ripeto che è una grave malattia. Ora facciamo il finale a Woodstock, quelli sulla sinistra scrivendo nel bancone in aria, rubano le bottiglie, incendiano la struttura, quelli al centro iniziano a ballare il self così, quelli di là il self così. Ta-da-da. Ok, siete pronti a scatenare il panico? Siete pronti a scatenare il panico? Già se non lo leggete, ah, non ci arrivate, va bene, ok. La zoccola ginecronica, quando ti prende non ti molla più, e tuo ragazzo che pena mi fa, che dalla porta non ci passa più. La zoccola ginecronica, e una malattia diffusa ormai, se vuoi capire se ce l'hai, guarda in faccia il tuo ragazzo, se sembra un cervo, contagiata sei. Questa canzone che voglio riproporre, che si intitola Mica Ka in Totam, proprio in lingua maori. Cosa significa Mica Ka in Totam nella traduzione letterale dal maori all'italiano? Significa sentire un bisogno divino in un luogo sbagliato. Cioè, quando tu ti trovi in un posto e senti l'universo che si racchiude dentro di te, e tu che hai bisogno in questo momento di raccoglimento, di raccoglierti un po' con te stesso, ma ciò non è possibile perché sei proprio in un luogo non idoneo, è lì che guardi il cielo rivolgendoti a Dio e dici Mica Ka in Totam. Ora la canzone è tutta in maori, quindi forse non la capite, ma io penso che se fate un po' di attenzione nel significato, nelle vibrazioni, si può capire il significato sacro al quale il brano allude. We'll be right back.
doccia, mica c'è il doccia. Grazie, finisce così come inizia, a sorpresa. Invece mi sbagliavo, ero la noe. Io che quando lo vedevo in TV con i raggi laser che gli attraversavano il corpo pensavo fosse un effetto speciale. Invece erano veri perché lui è mortale. Pensavo che la trombosi fosse una malattia del pisello. Grazie, non ho scoperto che non era quello. No, no, no. Io pensavo che il peto dattilo fosse un dattilo che per invitare il peto si infilava nell'ano. Grazie, non ho scoperto che uno strano gabbiano. Io che un giorno per vedere Piero accendo la TV e la metto sul secondo. Quale? Vedo la Venturi con Morgan del Blue Vertigo ed una vecchia signora con i capelli corti che trattano male degli anticampati. Io che subito ho chiamato le due e gli ho detto perché cazzo mi avete tolto Piero e messo un programma sul paranormale. Mi hanno detto che Piero era sul sesto canale. Allora metto la TV sul sesto canale per vedere Piero e il suo programma. Troppo, 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 bello. Ma mi spunto fuori il grande fratello. Pensavo che Mediaset facesse 3,5 era un programma coglioni. Ho scoperto a Berlusconi. Io che pensavo che la politica fosse lo studio geografico dei poli. Ho scoperto che Berlusconi. Io che pensavo che il patrimonio fosse il matrimonio tra due papà omosessuali. Ho scoperto che sempre Berlusconi. Io che pensavo che lo stronzo fosse un tipo testarica e molto 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 cinico. Ho scoperto che è un elemento chimico. Non riesco a capire perché me l'hanno sostituito con suo figlio Alberto. Alberto Angela è figlio. Forse per avere più ascolti, perché lui è più giovane, più figo e più bello. Stato un accento e continuo a guardare il grande fratello. Grazie.